Ora sarebbe da vedere quante camerista abbia trombato Silvio, forse nessuna, perché lui è un po' così, come dire. Sai che il termine, sai che il termine camerista mi porta alla sinfonica, proprio alla solista, è bellissimo. Lui è un po' nuvorisce, e allora secondo me la cameriera non gli piace a lui, cioè la ritiene, però ammesso che gli piaccia, come a tutte le persone sofisticate, occorre che la cameriera sia disponibile, se non lo è devi astenerti, tu devi cogliere nei suoi occhi il lampo del desiderio. Evidentemente lui non ha capito un cazzo, ha pensato soltanto che era un potente con una impotente, un potente con una debole, e ha fatto quindi un doppio reato di cercare di fare cosa che non doveva fare e di farlo con una donna in virtù della sua condizione sociale. Per essere un socialista è il massimo, la galera, ma non la galera, proprio il vituperio a vita. Sì. Un socialista che, approfittando dei suoi soldi, del suo potere, cerca di stare con una cameriera pensando che, siccome lei è di classe inferiore, non può reagire. Incredibile! Incredibile! Vedete come finisce il socialismo? Finisce nella fica. Attenzione, che poi alla fine tutto finisce lì. È progetto centrale. Allora, le chiedo, da camerista io d'antan, no? Le chiedo, come si fa? Ci sono dei meccanismi che ci impediscono poi di lasciarsi andare, evitando quel pedaggio che inevitabilmente poi si fa? Non bisogna mai stare con una donna che non vuole starci. Eccolo. Questo non riguarda camerista. L'altro giorno mi ha chiamato ieri un cantante lirico che è un mio ammiratore, che mi ha chiesto di aiutarlo perché soffre moltissimo, perché una donna lo ha abbandonato dopo che lui, avendo il telefonino, ha cercato il numero di telefono sulle pagine bianche, come mi ha detto, le ha portato dei bidoni, dei suoi CD, e lei lo ha cacciato con il padre in maniera violentissima, che si è sentita, come dire, violata nella sua privacy, perché adesso è venuto fuori quell'altro reato del cazzo che si chiama stalking, che è un reato che non esiste, cioè io sono il più stalkizzato del mondo, perché ogni giorno da 15 anni ricevo messaggi, telefonate, lettere, 5 al giorno che mi rompono i coglioni perché io dia loro quello che io loro non voglio dare. Certo. È una scocciatura, non stalking. Adesso mi è dato lo stalking, per cui ci sono delle fattispecie che sono abbastanza complesse, che riguardano il rapporto uomo-donna. Per cui consiglio a lei di evitare di avvicinarsi in modo non galante, non cortese a una donna che non la desideri in maniera visibile. Come si fa a capire quando la donna è al punto di cedimento? Ecco, questo. Il punto di cedimento, che è una delle cose più sofisticate del mondo, è guardare negli occhi della donna il desiderio che tu, che lei vede nei tuoi. Per questo cosa vuoi fare? Vuole esperienza. Per cui, se uno non ha esperienza, scambia uno sguardo per una richiesta di attenzione, invece magari è uno sguardo così casuale. Oppure, per cui lui semplicemente ha pensato che, in quanto camerista, in quanto cameriera, in quanto lui ricchissimo in un albergo ricco, questa qui poteva aver bisogno, e magari le dava anche una bottarella di quello, forse non so poi il dettaglio, e poi magari le lasciava anche una mancia. Poteva venire fino al 1936. Poi dal 36 in poi il mondo è cambiato: seconda guerra mondiale, diritti, voto alla donna. Da quando c'è il voto alla donna, lei capisce bene che la donna e l'uomo sono non solo uguali, ma hanno la stessa, non dico dignità, ma anche psicologia, per cui non è che la donna è a tua disposizione. Tu puoi essere, per esempio, sono un uomo a disposizione, sono un classico uomo oggetto. Sono un uomo oggetto, e io devo dire, se una cameriera mi fa una richiesta, non dico io sono sgarbi, se la guardo e lei mi guarda e prendo atto della mia responsabilità come umana, perché poi ci sono uomini come noi. Che sono volti al bene degli altri, quindi lo danno. E altri invece, come alcuni presidenti di regione italiane, che lo prendono perché sono egoisti. Noi lo diamo, e allora quindi, se una cameriera democraticamente me lo chiede, io glielo do. Non c'è dubbio. Se cameriera è cameriera. Se la cameriera appare con un aspetto alla Rosy Bindi, io non mi negherò, ma farò un piccolo sbuffo, dico: guarda cosa ci tocca, ci tocca anche Rosy Bindi, da cui il titolo Ci tocca anche Sgarbi, perché capisce che tutto è un dato di fatto. Però io mai mi sottrarrò alla mia responsabilità, ma io appartengo a una dimensione democratica e cristiana, e cristiana e democratica, che mi impone la responsabilità del dare rispetto a chi chiede. In America tutto è diverso, questo è un socialista, è un uomo potente, vede la cameriera, dice: questa qua sicuramente, perché io sono il signor Strauss-Kahn, amico di Carmen Lera, tutte queste cose qua. Invece
questa qua ha detto col cavolo sei un vecchio porco, un maiale socialista e vaffanculo e così l'ho denunciato e questo qui finirà malissimo. Da cui la parabola è meglio stare con una ragazza minorenne consenziente dandole anche qualche dono per la sua disponibilità affettuosa, contando sulla propria generosità, o è meglio stare con una minore, con una maggiorenne che non vuol starci, e questo lei capisce, pone un problema politico gravissimo fra socialismo e liberalismo. Non v'è dubbio, non v'è dubbio. Questo è l'interrogativo naturalmente dei nostri giorni, magari ci torniamo anche domani, comunque tutto è nelle sue mani. Il punto però è questo, tra oggi e domani lei prenda una stanza all'albergo e faccia una prova. Lo farò. Ah, un'altra cosa maestro, ma proprio brevissimamente, a volte l'intimità di una stanza d'albergo o anche della propria domus può farci apparire una cozza come una pietanza appetibile, ma questo è dovuto... Questo la faccio in specie, la cameriera forse è anche abbastanza carina. Ah, ecco. Che ci sono due condizioni praticamente sensibili, che sia cameriera e che sia attraente, ma l'essere cameriera prevale sull'essere attraente. È quello. Allora a quel punto tu pensi, se fa la cameriera, fa un lavoro così umile, sarà contenta. E invece tu dovresti pensare il contrario, che se non ha fatto una cosa come andare in un locale notturno, fare la danza, la lap dance, eccetera, perché ha una dignità, impone di fare. Quindi è molto più complicato. Per questo non è escluso che lei provi desiderio, ma il tuo di stare nella tua stanza, come lei diceva, è un desiderio di uno che vive nell'aria e che sta in un albergo tranquillo. L'altra sta lavorando, quindi in quanto lavora si chiede perché fa questo lavoro. Quindi è molto più facile la disponibilità del potente che tiene la stanza che non della cameriera che sta lavorando e ha già le palle rotte. Per cui che voglia proprio cedere al tuo piacere, occorre immaginare che sia una puttana che non ha trovato lavoro e che ha fatto la cameriera, ma siccome sono più le puttane che le cameriere, fare la cameriera è una scelta difficile che va guardata con rispetto in un mondo democratico in cui il lavoro degli umili impone a noi e ai socialisti soprattutto il rispetto della donna, della sua sessualità, della sua libertà. Evviva lui, l'onorevole Vittorio Sgarbi, a domani, un abbraccio, grazie. Arrivederci. L'incomodo è stato offerto da Autocentri Balduina, Auswagen e Capital.